Allora, dai, no, una domanda molto facile. Allora, domanda da un milione di dollari: chi si occupa della signora Rosa? Tutti. Oh, allora, viene occupato di tutti. Ne prendiamo una a caso delle ragazze e poi intervistiamo qualcuno che mi ha dato il benvenuto appena sono arrivato. Partiamo con la prima. Cosa piace alla signora Rosa? Dai, voglio sapere cosa piace alla signora. C'è un cibo preferito che piace alla signora Rosa? La pasta. Quindi è una pastara. Solo pasta. Solo pasta. Quindi potrebbe essere uno dei segreti di longevità della signora Rosa, cioè la pasta. Ma come viene cucinata questa pasta? A chi lo posso chiedere? La cuoca. Abbiamo la cuoca. Allora vado da questa parte e mi avvicino alla cuoca. Oggi cosa abbiamo cucinato, per esempio? Pasta asciutta. Sì, ma come? Pasta asciutta? Ci sono... con un... sì. Però metto sempre un peperone. Un peperone. Potrebbe essere il peperone. Viene più profumato. Provato. Quindi la signora Rosa, che oggi, cioè ieri ha compiuto 105 anni e oggi la festeggiamo, il segreto potrebbe essere la pasta. Oltre all'aria di Soveria Mannelli, che è montagna, quindi comunque un'area pura, pulita, e probabilmente anche l'acqua che beve, ma anche la pasta che cucina, come si chiama la cuoca? Ivana, quindi la cucina di Ivana, la cuoca Ivana. Andiamo da questa parte invece e chiediamo se c'è qualcosa che ci può dire, un aneddoto particolare, Mari, della signora Rosa da quando è qui. Allora, la signora Rosa preferisce sempre essere ordinata, avere la crema sul viso e messa per bene per quanto riguarda gli indumenti, quindi tiene molto alla propria persona. Quindi è una persona veramente che sicuramente è una persona lucida, una persona che si cura molto, una persona che, a cui piace mangiare e che comunque è circondata veramente da persone, tante persone che la fanno sentire non sola, ma la fanno sentire in compagnia. Sì, certamente. Ma fate anche delle attività qui, appunto, non so, a parte vedere la televisione qualcosa per, non so, animarli e dargli... Posso chiedere alla ragazza qui che vado annuito, ho fatto sì? Niente, ti sei fregato da solo. Sì, è proprio la nipote che fa parte di un'associazione, Le Mani Libere, che vengono una o due volte a settimana, dipende, a fare animazione qua in struttura. Perfetto, quindi diciamo che per essere, diciamo, in buono stato di salute, secondo me, e arrivare a 105 anni, ci sono una serie di fattori. La signora Rosa parlava addirittura che bisogna essere ottimisti, bisogna giocare, lei continua a giocare, positivi, quindi mangiare bene, sorridere, stare in compagnia. E che oggetti gli piacciono? I bracciali. Alcuni vedono come sono belli questi orecchini, me li compri, il braccialetto, ecco. Gli orologi. Rosario, abbiamo saputo che si che dice qui piace anche lo smalto di mettere. Quindi, fate anche il make up qua, cioè fate tipo beauty farm, le mettete lo smalto. Sì, facciamo il giro di tutti. Bene, insomma, io penso che sia questo forse il segreto. Poi la signora Rosa qui lo vediamo, è tranquilla, mi ha detto di sì, ha detto che c'è per una nipote preferita, poi dopo ci parliamo con la nipote preferita, arrivo, non vi preoccupate, arriverò. A questo punto ci manca da intervistare soltanto una persona, il responsabile della casa di riposo e mouse, che si chiama Giovanni Cavalieri. Chiamato da questa parte, Giovanni, sei chiamato. Dai, Giovanni Cavalieri, vicino alla signora Rosa. Ok, tu ci puoi raccontare anche tu qualche aneddoto. Loro ci hanno detto: le piace mangiare, le piace vestirsi, le piace truccarsi. Cioè, praticamente è una signorina in piena regola. Cioè, però, a quanto ho capito, solo su di te ha detto: sì, Giovanni, sì, Giovanni, sì. Cioè, quindi avrà un debole per questo, Giovanni. Probabilmente avrà un debole, però io credo una cosa, che lei tiene molto, è attaccata alla vita, ecco. E allora, e questo le dà tutto l'entusiasmo e lo sprint per andare avanti. Naturalmente il ringraziamento va a loro, perché loro sostengono tutto e tutti, ok? E io penso che le operatrici che danno l'anima per i nostri ospiti. Ed è importante, diciamolo questo, perché essendo comunque una casa di riposo che si prende cura delle persone, è importante il contesto, cioè l'ambiente. Uno magari può pensare che la casa di riposo, la persona sta lì e non fa nulla, invece no, è coccolata, curata, visitata. Tra l'altro, dicevamo prima, esiste appunto qualche associazione che viene a visitarli e gli dà la possibilità di proseguire un percorso di maturazione e crescita, perché non si finisce mai di imparare. Certo, la casa di riposo è come dire un appoggio per aiutare a camminare, non una chiusura
della vita. Certo. Ecco, per cui è solo un appoggio per continuare a dar vita. Benissimo. A dare vita. Benissimo. Ecco. Quindi se questo è un appoggio, tu che sei molto alto, la signora penso si appoggerà più di una volta a te, perché lei, anche se ti guarda storto la signora Rosa. Tra l'altro dall'altra parte c'è anche un bel pubblico che stanno facendo il tifo per te e per la signora Rosa e per le ragazze, per lo staff della casa di riposo Emmaus. Io voglio chiederti una cosa, Giovanni, perché tu per questa attività la fai da molto tempo. La signora Rosa è qui da un po' di tempo, penso da quanto tempo è qua la signora Rosa? 5-6 anni, sì. E lei in questi 5 anni penso l'avrai conosciuta, quindi avrai capito il suo carattere. È una persona solare, una persona che ha bisogno anche di parlare, molte volte di raccontarti. Sì, ma così come tutti gli anziani. Ecco, quindi lei grazie a Dio ha mantenuto e mantiene la lucidità, per cui loro hanno bisogno di parlare come ognuno di noi, no? E quindi hanno bisogno di socializzare, per cui per noi è importante questo socializzare, e quindi sia con le operatrici sia con l'ambiente fuori, quindi usciamo anche con varie iniziative anche esterne, no? E quindi per interagire con la collettività. Sì. E quindi questo è importante, cioè voler parlare è la vita, appunto, voler comunicare. Lei, zia Rosa, mantiene e ecco, ha questo spirito, questo dono, ecco, questo dono, perché dobbiamo dire che stamattina pensavo al dono della vita, quello è importante. Ecco, non so se c'è una pubblicità che dice, non mi ricordo com'è, non basta contare una pubblicità, la vita non si conta con gli anni, no? Ma gli anni si riempiono di vita. Certo. Ecco, più o meno così. E lei è una di queste. Lei ha riempito, penso, la sua vita, oltre di esperienza, ma arricchisce anche voi, perché poi è uno scambio continuo, imparerete da tutte le persone che sono qui alloggiate nella struttura e che sicuramente vi danno dei ricordi, ma vi danno anche delle esperienze, vi danno la possibilità di crescere e camminare insieme. Senz'altro, perché da loro bisognerebbe solo imparare, avere l'umiltà di imparare, perché oggi nella realtà in cui viviamo credo che sia importante imparare da loro come superare le difficoltà, perché oggi c'è una grande fragilità soprattutto tra i giovani, per cui invece loro, pur vivendo delle difficoltà, io dico che sono riusciti a sopravvivere, ma a vivere bene. Noi spesso ci abbattiamo per poco, quindi una piccola difficoltà per noi diventa una cosa gigante. Ti faccio una domanda semplice, veloce, che riguarda proprio l'aspetto politico molte volte. Bisognerebbe probabilmente interessarsi di più delle persone anziane, anche perché ognuno di noi diventerà anziano, quindi magari una maggiore assistenza e una maggiore attenzione dal punto di vista della politica e delle istituzioni, dico io. Ma guarda, per me le persone, tutte le fragilità dalle istituzioni un po' sono abbandonate, a partire dai portatori di handicap, dai diversamente abili, dagli anziani, dai minori, da tutte le situazioni che noi, con un termine brutto che a me non piace, noi già cataloghiamo tipo le categorie deboli, no? Le categorie, questo è già un mettere in etichetta. Le istituzioni ancora non sono assolutamente in grado di caricarsi questo, e io credo che dobbiamo dare un buon grazie al volontariato, perché il volontariato sostiene nella nostra regione, nel nostro paese. Se non ci fosse il volontariato, le istituzioni non saprebbero dare risposta. Per cui una cosa che dico io, si fa perché ci sono persone che si alzano le maniche, eccetera, lavorano, danno il cuore, però lo Stato e le istituzioni approfittano di questa situazione, perché noi togliamo molti carboni dal fuoco, e quindi secondo me lo Stato incentiva il volontariato, ma perché fa comodo allo Stato incentivare il volontariato.
Sarebbe più facile, visto che le famiglie spesso sono lasciate da sole nell'affrontare magari situazioni particolari, specie con magari, dicevi tu, un ragazzo, una ragazza diversamente abile, che poi devono essere messi in condizioni di vivere la vita con tranquillità, ma anche con una persona anziana, di dare un sostegno anche alle proprio strutture come la vostra, che magari vi potrebbero, diciamo, sopperire a quella mancanza, alle volte anche economica, di una persona che non riesce a dare quel contributo in più all'anziano, al disabile o anche alla persona che in quel momento versa in una condizione particolare. Cioè, tu parli poi di un contributo economico da parte dello Stato, magari alla famiglia, che è per poter... Sì, ma io quando parlavo di un abbandono parlo da intendo parlare dal lato economico, dal lato sociale, dal sostegno psicologico, dall'offrire una libertà di un'ora per uscire. Per esempio, io penso a una mamma che deve accudire un ragazzo 24 ore su 24, è ormai prigioniera della casa. Sì. Cioè, la casa diventa una prigione oggi. E allora è tutto, l'uomo ha bisogno del denaro, ha bisogno del vestire, ha bisogno del mangiare, ha bisogno di essere accolto. A tutti i bisogni dell'uomo dovrebbero avere una risposta, e là dove c'è una fragilità, una risposta più forte di sostegno, ecco. E questo naturalmente purtroppo manca. Però possiamo prendere esempio magari dalle associazioni, come dicevi tu, che invece dedicano il proprio tempo agli altri, al volontariato, anche perché solo su quelle probabilmente possiamo basare la nostra economia reale, proprio sulle associazioni che prendono tempo, il loro tempo, e lo donano liberamente agli altri. Io prima di concludere questa intervista ti chiedo, la casa di riposo Emmaus si trova a Soveria Mannelli, esiste una pagina Facebook, esiste un sito internet, vi si può trovare facilmente, o come magari contattarvi anche per chiedervi informazioni sulla zona? Sì, no, vabbè, su Facebook c'è, il sito internet lo stiamo costruendo in questo periodo. C'è anche un'associazione Emmaus Leali su Facebook, una pagina Facebook. Poi i contatti sono umani, diciamo, per cui chi vuole sa che ci siamo su vari settori, perché la casa di riposo poi si rivolgono a noi anche per un po' di assistenza domiciliare, disbrigo pratiche presso l'ASP, eccetera. Cioè, dei servizi un pochettino fuori, che vanno fuori dallo struttura. Però, come dicevi tu, sopperite quelle mancanze che dall'altra parte purtroppo non ci sono, lo fate, e quindi se ne deve dare atto, e ben vengano diciamo situazioni e realtà come la vostra, che a Soveria Mannelli secondo me sono un'eccellenza, devo dire la verità. Io ringrazio Giovanni Cavalieri, ringrazio lo staff della struttura Emmaus, dicevamo prima, che ha sede proprio a Soveria Mannelli. Io ringrazio la signora Rosa, e adesso si passa al taglio della torta, allo spegnere le 105 candeline. Auguri di nuovo, e niente, grazie davvero signora Rosa, fateci auguri, diteci voi auguri. Grazie. Io gli ho fatto gli auguri, quindi liberi TV, Riccardo Cristiano, Emmaus e la signora Costanzo Rosa.